Ehi, hey, bentornati su Breaking Italy. Prima, tra le cose importanti delle quali parliamo oggi, pare che barbieri e parrucchieri riapriranno forse a giugno. A giugno, sapete cosa significa? Che nell'abbruttimento generale, anche vostro, avrete di fronte ancora per un mese questa roba qui che mi sta crescendo in testa. Mi dispiace. Ma mi dispiace di più che sto iniziando a pensare di poter bypassare il problema dotandomi di una di quelle sorte di coroncine per capelli che te li tolgono dalla faccia. Modello leader delle sardine, quella roba lì. Vi aggiorno al più presto. Pronti comunque per la fase 2? Perché... Ieri sera il presidente del Consiglio Conte è comparso di fronte al paese a descrivere come si comporrà questa fase 2, che inizierà dal 4 maggio, la settimana prossima. E lo ha fatto, come previsto, trascinandosi diverse critiche. Mentre tutta la nazione si aspettava infatti che si parlasse, ad esempio, del famoso e molto atteso programma di test sierologici coordinati tra le regioni, in modo che restituissero dati e risultati omogenei, e si spiegassero i progetti per fare partire la scuola, per risolvere il problema della catena alimentare che rischia di spezzarsi per la mancanza di braccianti, o ancora si parlasse di soluzioni per migliorare la risposta del Servizio Sanitario Nazionale, per potenziare la capacità di testing, insomma, per farla breve, che il Premier ci dicesse come usciremo dalla crisi, tracciando la rotta per affrontare i problemi che tutti vedono. Beh, gran parte delle persone più attente è stata unanime nell'accordarsi che tutte queste cose non ci fossero nel discorso di Conte e lui abbia principalmente parlato d'altro. Diversamente dal solito, quindi, butto subito dentro una mia opinione, visto che poi non avrò più il tempo di farlo, perché anche io ho avuto l'impressione che questa fase 2 sia essenzialmente una fase 1 con qualche libertà in più. Lo si vede mettendo vicine la fotografia dell'Italia di inizio epidemia con quella dell'Italia di oggi o di lunedì prossimo. Sono essenzialmente identiche, non è cambiato niente. C'è giusto nel mezzo una caterva di morti e molte pubblicità in TV che ci dicono che siamo forti e bravi. Ma finisce lì. Dopo 2 mesi non siamo riusciti ad avere un piano per la scuola, una strategia sui test, dei protocolli di comportamento da diramare a livello nazionale in ogni struttura medica, nemmeno le famose soluzioni per il trasporto di massa, che pareva dovessero passare per incentivi alla mobilità sostenibile. Non c'è niente. Si mette di nuovo tutto, come vedremo, nelle mani dei cittadini e degli enti locali, che per ora hanno reagito andando in ordine sparso, in genere restringendo ancora di più le già limitate libertà dei cittadini. Quindi, direi malissimo, ma andiamo con ordine. Il discorso del Premier è fondamentalmente divisibile in 3 parti, 4 o 5, se in effetti includiamo aspetti meno importanti, come un'introduzione nel quale ci si è dati le pacche sulle spalle, come nelle pubblicità appunto, e una parte finale nella quale si è finiti a parlare di sport, di campionato di calcio, non esattamente centrale nelle priorità. Quindi dividiamo così. Cosa le persone possono fare? 1. Cosa le aziende e le regioni dovranno fare? 2. E bonus, la questione mascherine e quella dell'autoquarantena. Sono un po' critiche. Iniziamo. Punto 1. Movimenti delle persone. Il Premier è partito descrivendo la fase 2, per quanto riguarda gli individui, fondamentalmente come una fase 1 con qualche beneficio in più. Ma pochi benefici. Nulla cambia, ha detto, e di casa non ci si può muovere tranne che per lavoro, ragioni mediche e comprovate necessità. Che sino a qui è significato andare a fare la spesa e portare in giro il cane sotto casa, con una finestra di bonus passeggiata bambino che è stata velocemente sovrascritta da quasi ogni comune, regione, sceriffo, sceriffetto. Unico cambiamento con la fase 1, della quale attraversiamo l'ultima settimana, lo si legge nel primo articolo del DPCM, che dice: si considerano necessari, quindi rientrano nella stessa categoria della spesa e del cane, gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto d'assembramento. Questo, lo ha spiegato Conte stesso, è un cambiamento che serve a permettere alle persone di ricongiungersi con i propri cari, madri, padri, fratelli e sorelle. Contatti che sono ovviamente stati recisi con l'applicazione della quarantena e che in molti casi la rendono difficoltosa e insopportabile, specie per le persone anziane o sole. Nell'articolo è spiegato che questi incontri dovranno avvenire rispettando il distanziamento sociale, con le mascherine. Conte stesso ha detto che non si stia affatto concedendo la libertà di fare feste in famiglia. Ma sappiamo benissimo che tutto questo sarà lasciato alla sensibilità individuale dei cittadini, perché una volta dentro a casa di mamma non è che ti mandano i droni facendoli passare dalla finestra, è da luogo di verità dell'internet, quindi non prendiamoci in giro. Nessuno starà un metro e mezzo con mascherine e guanti a casa dei propri genitori dopo averli visti in videochiamata per 2 mesi. Quindi,
Questo possiamo togliercelo di mezzo. Attenzione però, questa norma vale solo se i vostri genitori o figli sono anche in un altro comune, ma devono essere nella stessa regione, che per strade siciliani non fa differenza, per altri può farle come. Per valicare i confini di una regione, infatti, rimane necessario avere un valido motivo o di lavoro o di salute, che significa che tanti potranno andare a trovare i propri cari, ma non tutti. Quindi è da intendersi così, no? Lo spazio esterno diventa luogo di movimento, ma non di stazionamento. Quindi posso attraversare la strada per andare da mamma, ma non posso stare nella strada. E così sembrerebbe in effetti dal DPCM. Punto F si legge infatti che non è consentito svolgere attività ricreativa o ludica all'aperto, quindi no giocare fuori, no gozzovigliare in strada, ma è consentito svolgere attività sportiva o motoria. Che è la frase più autocontraddittoria della storia. Cosa significa? Attività motoria è camminare, quindi è confermato che si possa passeggiare anche con i bambini, anche se consiglio sempre di avere un luogo da raggiungere, sia mai che vi fermi la polizia e non lo abbiate. E l'attività sportiva è correre, quindi i famosi runners potranno prepararsi quanto vogliono alle maratone, in teoria senza essere inseguiti dai elicotteri di pomeriggio 5. Ma niente attività ludiche, si legge, che mi rende un po' confuso e personalmente interpreto come una sorta di divieto di fermarsi. Puoi passeggiare, puoi camminare, ma non puoi fermarti. Tecnicamente immagino questo significhi ad esempio che posso andare in un parco, in spiaggia, e anche se è vietato prendere il sole o sedersi all'ombra di un albero, posso comunque passeggiare nel lungomare o nei percorsi del parco. Forse, perché ecco che subito su questo punto compare l'ombra di uno dei problemi che ha incasinato le cose sino a qui. Che è la possibilità che sindaci e governatori facciano un po' come vogliono loro. Al punto D, e il testo si ripete identico anche al punto E in riferimento ai parchi, si legge: il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree, quindi il lungomare, il centro storico, il parco, in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto, e comunque le aree attrezzate per il gioco dei bambini, quelle rimangono chiuse sempre, proprio a conferma che muoversi è ok, star fermi non è ok. Ma il punto è che i sindaci possono chiudere i parchi, possono chiudere zone, possono chiudere tutto. Ora, questo passaggio l'ho trovato fondamentale perché è ovvio. C'hanno paura che si creino assembramenti e danno il potere ai sindaci di evitarli. Con ottima probabilità, ad esempio, qui chiuderanno il lungomare, ci scommetto dei soldi. Ma sapete qual è il problema? Che nel dare questi poteri rischiamo che di nuovo, siccome alcuni aspetti di queste norme continuano a essere un po' generici, un po' interpretabili, questo finisca a far emergere la problematica che ci siamo trascinati sino a qui. Cioè che il DPCM dice delle cose, ma gli enti locali, o peggio la polizia, facciano altre cose, consentendo o vietando in modo più o meno arbitrario quello che loro ritengono essere giusto o sbagliato. Spesso anche così a sentimento, come sempre più persone stanno denunciando. Per il resto, sono conscio delle polemiche che ci sono state relativamente all'uso del termine congiunti, con l'esclusione quindi della complessa realtà che sono i network affettivi delle persone, specie alla luce del fatto che sempre meno individui si sposano e quindi sono in grado di provare una relazione con un altro individuo, che in molti casi è però il punto centrale delle loro esistenze. È quella lì la famiglia, dopo tutto. Però, ragazzi, su questo è un po' anche ovvio, no? Il sistema è in piedi per creare delle aperture cercando di non essere abusato, e se inizi a permettere gli spostamenti a casa di amici e conoscenti, che basta che ti fermano e tu dici di essere l'amante di uno e la sfanghi, beh, a quel punto l'isolamento sociale va un po' a farsi benedire. E credo questa norma vada proprio intesa come modo di andare a trovare i tuoi anziani genitori, più che guardare Netflix con la tua compagna. Quindi, andiamo avanti. Le parti critiche sono dopo. Ok, come non detto, ecco che facciamo esattamente come abbiamo fatto 2 mesi fa. Il governo ha detto una cosa, poi c'è stata una sollevazione per questa cosa dei congiunti e adesso ne sta dicendo un'altra. A quanto pare delle fonti di Palazzo Chigi dicono che nei congiunti sarebbero compresi anche i fidanzati e gli affetti stabili. Sarà una lunga settimana questa. Punto 2, aziende e regioni. Partiamo da queste ultime perché mi sembra che sulla carta non sia cambiato nulla. Nonostante gli articoli dei giornali locali, che da giorni dettagliavano su come e quando si sarebbe ripartiti in varie parti d'Italia, ecco, veniamo sulla Sardegna ad esempio, di 2 giorni fa, con un cronoprogramma completamente diverso da quello che emerge dalle disposizioni attuali del governo e che mi aveva fatto sperare di poter avere un taglio di capelli fresh,
Pare sarà infatti il governo a decidere chi e cosa riaprirà, confermando il desiderio dell'esecutivo di tenere in mano le redini della situazione, almeno per adesso. Questo significa, è scritto proprio testualmente in coda al documento, che le regioni che vogliano andare più lente delle altre possono ancora farlo. La Campania, ad esempio, eccezione fatta per le robe folcloristiche come chiudere i confini. Ma le regioni che invece scalpitino per andare veloci, il Veneto ad esempio, o la Liguria, il cui governatore Toti son giorni che parla di ripartenza, non sono nella condizione di poterlo fare. E Conte ha stilato una serie di attività che possono riaprire e tutte quelle che rimangono escluse rimarranno invece chiuse. Questo però è tutto in teoria, perché in pratica abbiamo già visto che questo controllo sembra un po' sfuggire al governo e in queste ore di grande caos sono proprio i governatori quelli a fare più casino. Questa scelta è curiosa, dicono alcuni, perché la situazione contagi varia e di parecchio da regione a regione, cosa che in effetti è strano non venga considerata nel decidere cosa si può per adesso far ripartire. Cioè, in pratica, qualsiasi cosa non abbia a che fare con la cura della persona o il cappuccino al bar, trovate la lista in coda al documento ufficiale, la lascio in descrizione. Riapriranno le fabbriche di ogni tipo, il commercio all'ingrosso, i corrieri in tutta Italia, visto che in alcune zone non funzionavano più, le attività di assistenza sanitaria, quindi immagino anche psicologi e terapeuti, visti i codici Ateco, quello sarà utile per tanti, o le agenzie immobiliari. Insomma, a parte che non potete farvi tagliare i capelli e andare al ristorante, mi sembra che più o meno ci siamo per ogni cosa. Ah, e quando si dice che anche l'asporto potrà riprendere, sempre dal 4 maggio, anche io ero confuso su quello, perché nella mia testa da millennial, asporto significa rider o portapizze. No, significa che in teoria riapriranno anche le pizzetterie, le paninoteche, le robe così, e che sarà anche permesso fare le file nei ristoranti, prendere la bustina e tornarsene a casa. Anche se non è chiaro perché dovresti farlo, avendo la possibilità di ricevere le cose in sicurezza, ma magari sono io. Alle regioni però qualcosa viene richiesto. Viene loro demandata la necessità di monitorare eventuali focolai che dovessero ricomparire, cosa che ne abbiamo già parlato, è data praticamente per assodata, in modo che non solo si possano velocemente interrompere le catene di contagio, ma anche di poterne dare immediata comunicazione al governo centrale. Questo perché al ministro della Salute Speranza è demandata una futura comunicazione in merito a quella che viene definita la soglia sentinella per ogni singola regione. Soglia di contagi, ovviamente, che fosse superata farebbe probabilmente scattare nella regione dei nuovi lockdown, paradossalmente ricreando una vecchia situazione con alcune zone gialle, alcune zone arancioni e così via. In questo caso, di cosa non ha parlato Conte? Non ha parlato di tamponi, che continuano ad essere pochi e utilizzati con regole diverse di regione in regione, ma non ha nemmeno parlato di nuove tecniche di gestione del contagio, ad esempio la molto attesa idea su come contrastare quelli che scienziati molto noti al momento, come Galli, l'infettivologo, hanno descritto come i nuovi focolai, che sono nelle famiglie. E si era per questo pensato all'idea di creare dei Covid hospital specifici o delle strutture che potessero allontanare i casi dalle famiglie in modo da evitare che il contagio si estenda ad amici e parenti. Anzi, qualcosa su questo si è detto in un certo senso, lo vediamo tra un attimo, ma per inciso non si è parlato nemmeno dell'app Immuni e di come questo tracciamento inverso dovrebbe funzionare, anche alla luce della mancanza dei test, che comunque è ancora un grosso problema, perché se non fai i test non puoi fare neanche backtracking. Le aziende poi, che devono fare? Le aziende hanno tutto un nuovo protocollo di sicurezza da rispettare, ve lo lascio in descrizione, ma evito di spulciarlo con voi nel dettaglio. Non è così importante farlo se non gestite un'azienda, e se la gestite l'avete già visto. Fondamentalmente viene demandato alle aziende il compito di controllare che le regole di prossimità siano rispettate, controllare la temperatura della gente, contingentare gli ingressi, eccetera. Ecco, la febbre. Parliamo un attimo di questo. Ci sono due aspetti che trovo super interessanti di questo DPCM, che ha generato un caos tra il quale ho fatto un'enorme fatica a districarmi, segno del fatto che il rischio che si proceda in ordine sparso, un po' come mi aspettavo, è ancora molto realistico. La prima criticità è quella relativa alle mascherine e al loro prezzo calmierato, e la seconda è relativa all'autoisolamento. Partiamo da questa qui. Nel decreto si legge: i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali. Cosa che è stata presentata da Conte come una novità, che però se vogliamo è banale. Se respiri male e hai la febbre, non devi uscire perché forse hai il Covid. Ok,
Se però la rileggo, cosa ci vedo in questa frase? Ci vedo un tentativo un po' maldestro di coprire di nuovo l'assenza di test, il cui esito positivo fa ovviamente scattare il periodo di quarantena, già previsto, nel quale non puoi muoverti di casa. Se però hai la febbre e chiami il medico e gli dici «ho la febbre», con ottima probabilità, a meno di casi gravi nei quali magari hai altri sintomi, la perdita di gusto e olfatto, la fiacchezza eccetera, il medico ti dirà «stai a casa». E con ottima probabilità, visto che per la maggior parte degli individui pare essere così, i sintomi andranno via dopo pochi giorni. A quel punto, quella persona è ancora contagiosa? Per quanto deve stare a casa? Nessuno le ha fatto il test. Ci sono ottime chance che abbia passato il virus a qualche familiare e non c'è modo, fosse fermata per un controllo, di sapere che quell'individuo dovesse stare a casa perché ha fatto tutto da solo. Di nuovo, la mancanza di strumenti di controllo viene quindi aggirata chiedendo alle persone di fare un po' da sole. Che è un po' deboluccia come fase 2. La questione che però più mi ha colpito è quella delle mascherine, che adesso diventano obbligatorie a livello nazionale, nei luoghi pubblici, al chiuso, nei mezzi di trasporto di massa, in tutta Italia. La devi avere per forza. Problema, le mascherine non ci sono, nel senso che non ce ne sono abbastanza e quelle che ci sono arrivano in ottima parte ancora dall'estero o iniziano ad essere prodotte da aziende italiane che si sono riconvertite e, per farlo, affrontano ovviamente i costi diversi da quelli cinesi. Il problema sono proprio il costo di queste mascherine, infatti, che è lievitato da poche decine di centesimi ad addirittura 1, 2, 3 euro, in alcuni casi 5, seguendo l'ovvio discorso di domanda e offerta. Più una cosa è richiesta, a parità di quantità, di intensità di produzione, più quella cosa costa. È banale. Il commissario straordinario per l'emergenza, nominato dal governo, Domenico Arcuri, ha quindi firmato un'ordinanza che fa una cosa che molti dicono esuli dai poteri concessigli dal Premier, che però sembra invece molto d'accordo con la strategia, avendola lui stesso presentata. L'obbligo di un prezzo massimo fisso, cioè 50 centesimi a mascherina. Più su di così non si può salire. Allora, innanzitutto, come evidenziato da giuristi vari nelle ultime ore, ci sono dei problemi nell'aspetto giuridico, perché l'ordinanza non è una legge e quindi chi la emette può muoversi all'interno dei confini dettati da un'altra legge, in questo caso il decreto legge che ha conferito al commissario i poteri speciali. In questa legge, ad esempio, c'è scritto che il commissario attua e sovrintende ad ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale, utile a contenere l'emergenza. Come evidenziano in tanti, quindi, attivarsi per distorcere il mercato in questo modo è un potere che non ha niente a che fare né con l'organizzazione né con il sostenimento della produzione. È semplicemente una decisione dagli effetti giganteschi che viene presa un po' a caso nel nome dell'emergenza. Ma freghiamoci, diciamo che va bene così, anche se non va affatto bene così perché in democrazia ci sono delle regole per delle ragioni, ma ipotizziamo che allora questa decisione la prenda Conte, lui. Avete mai letto I Promessi Sposi? Nei Promessi Sposi a un certo punto si parla della carestia che colpisce Milano e dei prezzi del pane che lievitano, diretta conseguenza del costo della materia prima. Il governo allora mette un calmiere al tetto del pane, i panettieri smettono di fare il pane, il prezzo si alza di nuovo e c'è una rivolta tra la popolazione. Una cosa che sembriamo non aver ben imparato, perché io mi ricordo ancora i litigi a scuola su questa storia, è che non è che i panettieri sono stronzi, o soltanto stronzi, ma il loro prodotto è agganciato a una filiera. Comprano il grano da un intermediario, che lo compra da un granaio, che lo compra dai contadini, eccetera. Se tu intervieni sul costo finale del prodotto, obbligando il panettiere a vendere il pane a un massimo, al mercante, al proprietario del granaio, al contadino frega zero, perché anche loro hanno dei costi e dei margini che tengono in considerazione. E se la produzione non è più sostenibile, si ferma tutto. Non è che il contadino sta lì mattina e sera per vendere una roba che invece di dargli un reddito gli fa perdere soldi, no? È normale, chiunque lavori vuole come minimo qualcosa in tasca. Mascherine, stessa cosa. Anche se il governo si è impegnato ad abbassare l'IVA, che sulle mascherine sarà allo 0%, quella roba lì, sì, è sensata, può abbassare i prezzi un pochino, mettere un tetto massimo sulla singola vendita rischia paradossalmente di aumentare la mancanza di questo prodotto, che ha una filiera. Qualcuno che coltiva la materia prima, qualcuno che prepara i filati, qualcuno che li trasporta, qualcuno che realizza fisicamente le mascherine, qualcuno che le vende, ad esempio i farmacisti. E la sto un po' semplificando la filiera. Ora,
Non c'è dubbio che ci sarà chi si sia approfittato di magazzini pieni per vendere quello che aveva al 300%. È banale. Ma quelle persone sono probabilmente ormai andate e per le mani ci rimane una filiera fatta di persone che vorrebbero essere pagate per il loro lavoro. Come il prodotto diventa non più remunerativo da produrre, non lo si produce più, è semplicissimo. Perché nessuno può muovere una macchina così grande andando in perdita. Perché è davvero così semplice a sto giro. Ora, nel dettaglio, io non lo so quanti andranno sotto e smetteranno, quanti ce la faranno giusti giusti e quanti ancora cercheranno di vendere all'estero, dove lo stesso prodotto non è calmierato e vale quindi di più, cercando perlomeno di non farsi intercettare dalle forze dell'ordine, questo è evidente. Ma riflettiamo su un punto. Anche questa mossa non è semplicemente un po' propagandistica? Non serve semplicemente al governo per lavarsi le mani del fatto che comunque mascherine in giro non ce ne siano tante e che si stia imponendo l'uso di un dispositivo che il governo stesso sa benissimo non essere nella disponibilità di tutti? Perché credo ci siamo arrivati tutti. Un modo per abbassare il prezzo c'è. È molto diretto e non prevede obblighi. Basta aumentare il numero delle mascherine in circolazione. Se ce ne sono tante, valgono poco. Ma tante non ce ne saranno, né adesso, né tantomeno da lunedì prossimo. E il governo questo lo sa. Lo sanno, ed è per quello che mettono un calmiere. Per il resto, ragazzi, è andata così. Molte notizie molto confuse, e in effetti ci sono così tanti aspetti e ancora così tante cose da dire che con ottima probabilità la fase 2 occuperà i pensieri di noi tutti e le attenzioni della stampa per almeno tutta la settimana appena iniziata. Grazie per aver guardato sino a qui, un abbraccione ai supporters del club che sostengono lo show, breakingitaly.club. Per saperne di più, fate i bravi, ci vediamo domani.